Gesù me l'aveva detto, ve lo ricordate? E io gli avevo giurato che non l'avrei mai rinnegato, che sarei morto con lui. Eravamo smarriti tutti quanti. Avevamo tutti paura. Forse l'avrei fatto anch'io al posto tuo. Ma tu sei rimasto con lui. Non l'hai abbandonato come me. Anche voi avevate paura, ma non l'avete rinnegato. E Gesù non aveva forse paura? Io gliel'ho letta negli occhi la paura mentre lo portavano via. Eppure l'ho lasciato solo. Ho detto che non lo conoscevo mentre lui affrontava la croce. Per me, per tutti noi, ecco chi ho rinnegato, fratelli. Ma se è tornato? È tornato anche per te, Pietro. No, non merito più la sua fiducia e nemmeno la vostra. Ora sono io a non fidarmi più di me stesso. Io mi fido di te. Anch'io mi fido di te. Sì, anch'io. Anch'io mi fido. Anch'io, Pietro. Anch'io mi fido di te. Pietro, hai visto? Neanche un pesce. Oggi non è giornata. Perché non gettate le reti sul lato destro? Hai sentito che ha detto quello là? Sì, il lato destro. Si vede che non ha mai pescato in vita sua. Ma è completamente assurdo. Non è così che si pesca, lo sanno tutti, no? Gettate le reti sul lato destro! Ti sei fidato di me. Allora mi ami, Pietro. Signore. Tu mi ami, Pietro. Certo che ti amo, tu lo sai, Signore. E mi ami più di chiunque altro. 3 volte me lo chiedi, Signore. Proprio 3 volte. Come il numero di volte che io ti ho rinnegato quel giorno. Ma tu sei tutto, Signore. Sai che ti amo più. Mia vita. Allora pasce le mie pecorelle. Guidale tu, Pietro, in mio nome. Questo è il tuo compito. Io ho mancato nei tuoi confronti, Signore, ho mancato. È anche per questo che ho scelto te. Ed è per questo che adesso ti scelgo di nuovo. Ma in verità ti dico, quando eri giovane, ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio,
allora tenderai le tue mani. Tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi andare. Così sia, signore, così sia. Seguimi.